Ciao a tutti da Andy di Rack & Mix per Accordo.it e benvenuti a questa nuova puntata di Plugin of the Week. Oggi proviamo il plugin gratuito Big Subfilter di Brainworks e Plugin Alliance. Il Big Subfilter è un plugin dedicato alla gestione delle basse frequenze attraverso l'utilizzo di due filtri. È il fratellino minore del Big Subsynth, che contiene lo stesso circuito più altre funzioni. L'interfaccia utente, come vedete, è molto semplice e i controlli sono 5. Un gain d'ingresso, un gain di uscita, il potenziometro Tight Punch, che imposta la frequenza di taglio dell'High Pass Filter, un controllo di resonance con tre preset, Low, High ed Extreme, che setta l'enfatizzazione nel punto di taglio del filtro, e un potenziometro Low End che ci permette di enfatizzare o attenuare le basse frequenze con un filtro peaking centrato intorno ai 55 Hz. Come tutti i plugin di Plugin Alliance, anche il BX Subfilter ha la barra di gestione per cambiare al volo tra 4 preset. Come avete intuito, la funzione fondamentale di questo plugin è il filtro Tight Punch, che si comporta come un high pass filter con resonance. Con le Q3 di Pro Tools ho riprodotto più o meno il comportamento di questo filtro per farvi vedere graficamente che cosa fa. Taglia le frequenze più basse in modo da non sovraccaricare la parte estrema dello spettro audio ed enfatizza contemporaneamente nel punto di taglio per aumentare la percezione delle basse frequenze. Sentiamolo subito in azione sul loop di batteria dal suono molto vintage. In questo caso, come potete ascoltare, la cassa risulta scarna e un po' indietro nel mix. Con Big Subfilter siamo in grado di portarla subito in avanti e dargli più punch, più presenza e più basse frequenze. Qui ho impostato il filtro a 57 Hz in modo che tutto ciò sotto venga tagliato, con la risonanza su Extreme in modo da avere la maggiore enfatizzazione possibile, e ho anche boostato parecchio sul potenziometro di Low End. Sentiamo il loop prima senza e poi con il plugin inserito. Big Subfilter, come avete sentito, può veramente cambiare la presenza della cassa all'interno di un loop o un mix. Ora vi faccio sentire lo stesso tipo di lavoro su un loop che utilizza una cassa campionata da una Roland 808. Diversamente da prima, ho impostato il gain di entrata al massimo e il gain di uscita con l'equivalente contrario, in modo da non avere uno sbalzo di volume ma da saturare il circuito d'ingresso, che mi dà una leggera compressione in modo da avere il segnale sempre più presente. Sentiamo sempre prima senza e poi con Big Subfilter. Anche con una cassa elettronica può essere molto utile questo plugin gratuito. Adesso sentiamolo con una cassa reale, il cui suono registrato è molto scarno e povero di basse frequenze, e vediamo che cosa possiamo ottenere con BX Subfilter. Sentiamo prima senza e poi con. Come avete sentito, il suono viene completamente cambiato, e se prima abbiamo una cassa che non si può utilizzare all'interno di un mix, con i BX Subfilter risolviamo subito la situazione. Ovviamente questo plugin può essere utilizzato anche sul basso. In questo caso vi faccio vedere con l'analizzatore di spettro effettivamente cosa va a fare il BX Subfilter. Tenete d'occhio la parte bassa del segnale e guardate come cambia quando inserisco il plugin. Se avete fatto caso, quando ho inserito il plugin, la parte sotto i 60 Hz viene quasi completamente tagliata e viene enfatizzata tutta la parte appena sopra questo taglio. Esattamente il comportamento che ci aspettiamo da questo filtro. L'ultima prova la facciamo su una chitarra acustica in cui vogliamo enfatizzare le basse frequenze. Ho qui aumentato un po' il gain d'ingresso e attenuato l'uscita in modo da avere un pochino di compressione e saturazione. Ho tagliato intorno ai 63 Hz
è enfatizzato leggermente col potenziometro di low end. È una zona inusuale per una chitarra acustica, ma i filtri devono avere una campana molto larga perché comunque mi aiutano a dare più presenza alle note basse. Sentiamo prima senza e poi con. Bene, che dire, questo plugin è molto interessante e, essendo un plugin gratuito, non c'è motivo per non averlo e non utilizzarlo. Come avete sentito, può dare un aiuto sugli strumenti che lavorano sulle basse frequenze, cassa e basso principalmente, sia che vi occupiate di musica elettronica che di musica acustica. E potete utilizzarlo per enfatizzare le frequenze basse anche di altri strumenti, come abbiamo sentito sulla chitarra acustica. Anche oggi siamo arrivati al termine della puntata. Come sempre, se avete commenti o volete lasciarci la vostra esperienza con il Big Sub Filter, scriveteci pure qui sotto. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.